Oggi penso di raccontare, pensiamo di raccontare anche nel mio caso soprattutto, il bullismo non dal punto di vista tecnico, piuttosto che formativo, anche perché secondo me voi siete anche più bravi forse ormai degli adulti a capire certe cose e a chiamarle in un certo modo, no? Pensate solo che anche se ai miei tempi la parola bullo non esisteva, usavano solo gli psicologi, i pedagogisti, ma fra di noi in classe non ci si diceva sei un bullo, non esisteva. Tant'è che il titolo del libro, devo essere sincero, neanche a me fa molto impazzire, no? Perché io volevo un titolo che fosse un po' più, con delle parole un po' più da ragazzi, per intenderci fra di noi. Perché adesso forse si incomincia a dire non fare il bullo, sei un bullo, no? E anche qua sei un bullo, bisogna capire quando dirlo, perché le etichette poi, anche quelle che apparentemente siano di giustizia o facili, però poi fanno anche male alcune etichette, no? Però detto questo, la parola bullo è una parola che usano soprattutto chi? Gli adulti. E per questo a me non piaceva che il mio libro si chiamasse Bullo, era un bullo, no? Tutti questi incontri che ormai mi portano in giro per le scuole da 2 anni, e diciamo che sono accadute. Sono capitati questi incontri, non sono io che li ho voluti, nonostante poi ovvio, mi piace fare, piace incontrare tanti ragazzi, però come è nato? Perché? Perché quando mi sono laureato è uscito un articolo sul giornale dove io mi abbracciavo col mio pubblico ministero, no? Per una serie di coincidenze ci siamo conosciuti, siamo diventati amici ed è venuta l'ovvietà della mia laurea e si è presentata con il regalo, tra l'altro. Ok? Si è presentata e una volta che io sono uscito dall'aula dell'università, non del tribunale in questo caso, quando sono uscito dall'università ci siamo abbracciati, ci hanno scattato una foto che è finita sul giornale. È andata sul Corriere della Sera, con scritto un po' la mia vicenda, la mia storia, e a quel punto mi contatta questo scrittore, Andrea Franzoso. Mi contatta e mi dice: wow, ma che bella storia! Ti va se facciamo un libro? Proprio così, subito me l'ha detto. Allora io ho detto subito sì. Sì, perché a me i libri mi hanno salvato. Quando ero in carcere, sia al minorile che ai maggiorenni, io leggevo tantissimo, soprattutto ai maggiorenni, e mi perdevo in tante storie, soprattutto biografia, autobiografia, libri di narrativa, tutto. E quindi io leggevo tantissimi libri che mi arricchivano, mi facevano imparare parole nuove di cui avevo bisogno, perché la maggior parte dei ragazzi violenti non sanno parlare e questo è il vero problema. La maggior parte di quelli che fanno reati molto violenti è perché hanno tantissima rabbia dentro di loro e se trovassero e se scoprissero solo le parole di cui hanno bisogno per dire, per raccontare quello che hanno dentro, starebbero già meglio il doppio.